Sono Guido Fisogni e ho messo insieme questa raccolta perché quando sono tornato dalla Lega Militare nel 60, io sono del 41, ho messo in piedi un'impresa edile e mi sono specializzato nel fare solo stazioni di servizio. Costruivo le nuove e smantellavo le vecchie. Invece di buttare via tutto come si faceva allora, ho tenuto un pezzo per tipo. Erano tutti rottami, poi tutti revisionati, riverniciati con i colori originali e sono come li vedete qui. Si parte col più vecchio, che è del 1892, fino ad arrivare a quelli per la ricarica delle macchine elettriche. Questi qua che vedete adesso sono tutti manuali e vanno fino al 935, perché poi sono partiti quelli elettrici. In Italia i primi benzinai sono stati farmacisti perché vendevano già il petrolio come antipidocchi e poi si sono messi a vendere la benzina. Questi erano i loro distributori. Non c'erano ancora le cisterne sottoterra, ma era il carrello che faceva da recipiente. Al mattino lo tiravano fuori dal negozio e la sera lo tiravano via. Qui c'è anche l'attestato del Guinness dei primati che mi hanno dato perché la raccolta è considerata la più completa al mondo. Tra pezzi piccoli e grossi sono più di 7.000. Questo è uno dei primi miscelatori, l'olio lo mettevano in questa scatoletta che poi fissava la percentuale dell'olio e la benzina la pescavano dal barile. Quello è il famoso barile che si sente in televisione che aumenta il prezzo, diminuisce. La misura è quella, sono 158,98 litri, che equivale a 35 galloni imperiali. Questo è un distributore a parete dove c'era il marciapiede, invece di mettere quelli normali, diciamo per allora, che davano fastidio ai pedoni, mettevano questi contro il muro e c'era il cisternino sotto. Questo è abbastanza originale perché ha forma di biga romana. Allora il design era molto curato. Nei distributori manuali si poteva fare solo di 5 litri in 5 litri. Era obbligatorio il filo piombo perché se non era piombo si formava la bolla d'aria e uno pagava l'aria come benzina. Qui ho messo delle latte per far vedere i cambiamenti dei loghi e degli anni. Questa qui con l'orso, Snom, che è poi questa società qua, che vendeva benzina russa, nel 26 è diventata Agi con questo marchio qua. Poi nel 52 Mattei ha fatto il concorso per il nuovo marchio e ha messo il cane a 6 zampe per la benzina, il gatto a 3 per il gas e il serpente per l'olio. Un altro cambiamento è quello dell'olio Blitz, che è partito a fine 800. Non si sa perché avevano messo il ramoscello d'olivo, ma molta gente allora non sapeva leggere e lo usavano in cucina, anche perché costava meno del vero olio d'oliva. Dopo mal di pancia collettivi li hanno obbligati a cambiare il logo e hanno messo le tre frecce. Queste sono pistole di erogazione. Di strano c'è questa qui trasparente, perché con questa volevano abolire quell'occhio che c'è sui distributori col farfallino che gira, perché è obbligatorio far vedere al cliente che passa la benzina. Questa è la pubblicità della benzina 66 americana e se passate davanti, questo qui apre e chiude l'occhio. Questa era una di quelle bombole che si usavano in cucina negli anni 60. Poi il meccanico in officina l'ha tagliata, ha fatto un portabottiglie e un portabicchiere. E ho messo le bottiglie che davano in omaggio alle società petrolifere allora, che a Natale davano le bottiglie, adesso non danno più niente. Questo era il tavolo delle riunioni che avevo fatto in ditta con la vetrina, e ho messo dentro i giocattoli, sempre inerenti all'argomento, insomma, per distrarre un po' i partecipanti, perché mi ero reso conto che gli adulti, quando si riesce a fargli ricordare quando erano bambini, è tutto un altro discorso. Le sedute a questo tavolo erano soprattutto di sindacati, perché venivano i sindacati in ditta. E con
questo sistema dei giocattoli, ognuno diceva, quello lì me l'ha dato il nonno, me l'ha dato lo zio, qua là. Io parlavo, nessuno seguiva niente, alla fine dicevano sì sì, va bene, e firmavo. Il logo della British Petroleum, quello vero è quello lì dove c'è la via latina e lo scudo. Ma durante il fascismo i vocaboli stranieri erano vietati. Allora avevano copiato la via la più uguale e messa nel triangolo con le virgolette invece che nello scudo. E dicevano non vuol dire British Petroleum, ma vedete il cartello là, vuol dire benzina purissima. Questo è un compressore della Michelin, dove il bibendum fa da recipiente dell'aria compressa con l'attacco in bocca. Ce n'è uno anche più piccolo per le biciclette e per i motorini, questo qua. Questi sono distributori d'officina, sono sulle rotelle, come che li tiravano vicino all'automobile per provare il motore. Il serbatoio era qua sotto. Qui ci sono delle bottiglie di vetro con dentro l'olio, perché non c'erano ancora le lattine allora. E queste qua sono le prime macchine per mettere l'olio. Questi sono cambi a olio, sono quelli che aspirano l'olio. Invece di togliere il tappo sotto il motore, questo è l'aspirina. Ma in molte officine li usano ancora queste cose. Questo è americano, il Tengaloni. La Mobil Oil ha copiato la sagoma dell'Empire State Building, il grattacielo di New York. Questo era il distributore di Mussolini, disegnato da Piacentini, che era l'architetto del regime. Tipico stile littorio con questo tondo. E con questa sagoma che va un po' su, che ricorda il braccio, ne saluto la mano. Il cartello tenero a destra l'ho messo perché fino al 926 in alcune città si girava a sinistra, ma per esempio a Milano era peggio ancora perché in periferia era a destra, in centro a sinistra perché i tram andavano a sinistra. Questo è il primo doppio elettrico, è del 36, doppio perché vendeva benzina e nafta. Ha i motori sotto, è abbastanza particolare come stile, insomma, per quello che l'ho messo come logo del museo. Questo era a Milano in piazza Piemonte. Questo è il primo pezzo che ho trovato quando ero in giro io col camion. Ero andato in una cava di sabbia e l'ho visto buttato là come un rottame e allora me lo sono fatto dare. Poi mi sono fatto dare dalla Bergomi i disegni originali e l'abbiamo rimesso come era all'inizio, cioè come era una volta, con tante di fasce tricolori sulle antiche. Questo è un agite, marcato agite, è degli anni 40, era per fare pieno agli accendini e c'è la marca Dupont Universale Colibri. Chi faceva il pieno alla macchina in omaggio gli facevano il pieno all'accendino. Questi sono i primi manifesti quando hanno incominciato a mettere le donne come richiamo, ma all'inizio erano vestite, poi col riscaldamento del pianeta sempre meno. Ecco, fino ad arrivare ai calendari che ha fatto la Marini nel 95 per l'IP. Questi tondi sono quelli della Mobil Oil degli anni 60, quando la Mobil Oil faceva anche le pensiline rotonde. Questo è uno dei primi accettatori di carta di credito e uno poteva fare il pieno con la carta di credito. Segnava poi i litri, sceglieva il prodotto che voleva. Questo l'ho trovato in Germania. Questo era autostradale, vedete, ancora con le lire, per cui vuol dire che ha 21-22 anni, insomma. Questo l'ho trovato in Svizzera, è strano come forma, però come distributore normale, diciamo. Questo l'ho trovato nella Svizzera tedesca,
è un self-service a 170 chiavi. Il gestore ai clienti fidati, e ognuno dava la sua chiave, ognuno aveva il suo totalizzatore e pagava alla fine del mese. Questo è un autolavaggio degli anni 40. Non c'erano ancora gli spazzoloni. Questi giravano con la pressione dell'acqua e il sapone usciva da qui. Il gestore, vedete, della fotografia, stava lì dietro e lo tirava avanti e indietro a mano perché era sui binari e poi fregava tutta a mano. È abbastanza importante la sagoma perché quello dimostra che le macchine erano tutte piccole allora, perlomeno basse, perché qui un sub non ci passa neanche. Ecco, vi ho fatto vedere le cose più importanti del museo. Il museo è visitabile e anzi direi a tutti di venire a vederlo. Si trova a Tradate in via Bianchi 23/25B. Qui facciamo anche eventi tipo matrimoni, eventi commerciali, pranzi delle ditte, conferenze. C'è un giardino molto grande, d'estate è molto bello per i matrimoni. E sopra il museo abbiamo un salone dove ci stanno 200 persone sedute a mangiare.